Ciao a tutti Verdastri, oggi faccio questo vlog, un vlog che a differenza delle altre volte ha qualcosa di interessante. E in questo vlog vi parlerò di un pianeta, però non un pianeta del nostro sistema solare, ma un pianeta che è sito dentro il cosmo, dentro la testa di Riccardo Dal Ferro. Quindi avete capito che sto parlando di Ric du Fer, il filosofo pop di YouTube. E vi voglio parlare di uno dei suoi pianeti impossibili, appunto. Facendo una carrellata sul suo romanzo, posso dire che l'ho letto, ovviamente, e è piacevole, diciamo. Si sente praticamente subito l'anima filosofica del romanzo, ma soprattutto dello scrittore. Però questo non fa diventare troppo articolata la lettura, non pregiudica quello che andremo a leggere. Non ci farà andare a letto con la classica domanda filosofica: ma noi a cosa serviamo? Però ci farà andare a letto con molti pianeti, direi peculiari, con cui fare dei piacevoli sogni. E non uso a caso l'aggettivo peculiare, perché secondo me i corpi celesti hanno bisogno proprio di questo aggettivo per essere descritti. Da quando il Voyager 1 ha fatto molte foto di diversi satelliti di Urano, Giove, sappiamo che le regole generali per i corpi celesti valgono marginalmente. Allora, io mi sto addentrando in un argomento che non è il mio, quindi portate pazienza se sbaglio. Chiedete a Adrian se ho detto cose giuste. E quindi abbiamo capito che le regole generali sono un po' da prendere con le pinze per i corpi celesti. Il Voyager, appunto, ha fatto delle foto dei satelliti Medicei di Giove, che sono quelli visti da Galileo nel 600, qui a Padova, tra l'altro, quindi poco distante da qui. E riguardo al satellite Io, uno dei satelliti Medicei, appunto, si è visto che la regola che era in voga negli anni 70, che voleva riuscire a prevedere la superficie di un pianeta, un satellite, esclusivamente dalla sua grandezza, non era poi giusta, perché Io ha la grandezza più o meno della Luna e come la Luna doveva essere un pianetino morto, senza attività, e quindi caratterizzato esattamente come la Luna. E invece non era così. Io, infatti, è forse il corpo celeste del nostro sistema solare più attivo, ha un vulcanesimo incredibile e appunto un rimaneggiamento della superficie e i crateri non restano. E quindi da queste foto si era intuito, ma abbiamo capito per certo che quella regola non andava più bene, e quindi bisognerebbe andare a studiare la peculiarità di ogni corpo, e quindi vale soprattutto la storia del singolo più che le regole generali. E adesso andremo a vedere un attimo la storia peculiare di questo pianeta molto interessante di cui ci parla Rick e l'osservatore all'interno del suo romanzo. Su Gargantula l'unione disfa la forza. Così comincia il capitolo relativo al pianeta Gargantula, un grande pianeta che, nonostante abbia un'orbita sempre in procinto di andare a sbattere verso la sua stella, riesce sempre a tirarsi in salvo. Perché questo? Beh, per il resto dell'universo è uno dei più grandi dilemmi, e attribuiscono questa cosa a un potere di una creatura, una specie di Dio.
Però per l'osservatore all'interno della nave di cui parla il romanzo, una nave ormai alla deriva è ingovernabile, la cosa è abbastanza semplice, dato che riesce a vedere la fauna presente sul pianeta. E questa fauna è formata da insetti, un sacco di tipi diversi di insetti, e sembra che siano presenti tutti gli insetti esistenti nell'universo. A salvare il pianeta sono proprio questi insetti. Questi, infatti, quando il pianeta sta per andare dentro alla stella e quindi esplodere, distruggersi, entrano in azione spostandosi tutti quanti all'unisono dall'altra parte del pianeta. E in questo modo riescono a spostare la traiettoria e l'orbita di questo corpo. E l'attività, l'azione di questi insetti, come prima cosa mi ha ricordato la teoria, di Lovelock e Margulis, chiamata Gaia. Questa teoria, vuole far intendere il nostro pianeta come un unico organismo che tende a mantenere l'omeostasi e quindi tende a mantenere le caratteristiche interne al cambiamento di quelle esterne, quindi al cambiamento delle caratteristiche chimico-fisiche, qualcosa entra in gioco per mantenere l'equilibrio interno del pianeta. Questo mantenimento dell'equilibrio viene attribuito alla biosfera e quindi agli organismi presenti sul pianeta. Questi organismi infatti dovrebbero reagire ai cambiamenti e in questo modo riuscirebbero a mantenere la stabilità in grado di permettere la vita sul pianeta. Il discorso di Gaia è molto ampio, questo è proprio il sunto ai minimi termini. E quindi il paragone che voglio fare è proprio sull'azione degli insetti di Gargantula. Questi insetti, infatti, sembrano proprio operare come se fossero un organismo unico, esattamente come sull'ipotesi Gaia. Poi fanno anche un passo in avanti perché più che mantenere la stabilità, mantengono proprio l'esistenza del pianeta. Comunque, pensandoci un attimo, è molto difficile che, almeno sulla Terra, che insetti così diversi tra loro, predatori e prede, erbivori e carnivori, fitofagi meglio, e parassiti e parassitoidi riescano a cooperare per un unico scopo. E poi è anche difficile da credere che gli insetti riescano a capire che il pianeta sta per andare in malora e sta per essere distrutto dalla stella. Però questo è un pianeta impossibile, quindi dobbiamo starci. E oltretutto questi insetti sembrano molto più accorti rispetto a noi. Loro tentano, cioè loro tentano, ci riescono a salvare il proprio pianeta. Noi invece stiamo facendo molte modifiche al nostro. Basti vedere il riscaldamento globale. E è anche vero che al nostro pianeta frega poco che noi siamo presenti. Ed è vero anche che tutte le modifiche che noi apportiamo saranno sistemate dal pianeta. Però entra in gioco il fattore tempo. In quanto tempo riuscirà a sistemare i cambiamenti che stiamo apportando? Tempo che può collimare con la nostra esistenza e che può collimare con l'esistenza anche le altre forme di vita? Io la vedo molto dura. Il riscaldamento globale è una cosa seria e vera che non va inteso come solo come un innalzamento della temperatura, anche perché porterebbe a poco in realtà. Va più inteso come un aumento dell'energia che può portare a un sacco di fenomeni temporaleschi, alluvioni, siccità. E a proposito, vi linkerò alla fine di questo video un video fatto dai ragazzi di Ambiente e Natura, proprio relativo al riscaldamento globale.
dove spiegano molto bene come funziona la cosa, ecco cosa sono i gas serra, eccetera. E ora veniamo alla domanda che vi sarete fatti tutti, penso. Vorrei abitare su Gargantula? Beh, la risposta potrebbe essere affermativa. Sarebbe bello studiare il comportamento di tutti gli insetti presenti e vedere come agiscono per la salvezza del pianeta. Nonché sarebbe bello fare una lista praticamente infinita con tutte le specie presenti. La mia anima da collezionista esulta in questo. Dunque, in questo pianeta riusciamo a vedere come la forza del singolo può essere unita a quella di altri singoli per riuscire a debellare, a sconfiggere una forza più grande. E a proposito, vi voglio leggere la fine del capitolo. Ma Gargantula è la dimostrazione che nell'universo le dimensioni non contano quando la volontà è così tenace, nemmeno quando si parla di una legge universale oppure del destino. Su Gargantula l'unione disfa la forza, grazie alla diversità che diventa un corpo solo. Grazie dell'attenzione Verdastri, siamo giunti alla fine. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento, un mi piace e magari una condivisione sui social. A chi riuscirà a vedere Gargantula sicuramente resterà l'immagine del pullulio degli insetti presenti, nonché tutti i colori di cui sono dotati questi insetti, e tra questi sicuramente anche il mio e ovviamente anche il vostro verde.